Vedete, io delle volte, ormai compio il 21 settembre 59 anni, quindi ormai guardo il mondo dal di dietro, cioè mi volto più indietro più che guardare in avanti, anche se penso che è bello guardare indietro se si ha la forza di guardare in avanti, e si ha la speranza anche quando il futuro si accorcia, però si allunga poi chissà poi dove Dio ci porterà. Dicevo, io guardandomi indietro mi ritengo un uomo fortunato. Mi ritengo un uomo fortunato perché nella mia vita ho fatto tante cose, alcune belle, alcune brutte, ho fatto delle cose che sono state ritenute belle, ho fatto delle cose che qualcuno ha definito bonariamente cazzate, ma che si potrebbero definire anche peggio, eccetera. Però in questo contesto qui mi ritengo una persona fortunata perché ho incontrato tante persone belle, tante persone che mi hanno dato una mano, che mi hanno fatto riflettere, che mi hanno dato la speranza di credere nella vita. E vorrei approfittare proprio di questo intervento che Patrick ha fatto per dire che tra queste tante persone ne ho conosciuto anche una che da poco ci ha lasciato. Scusate se è il tempo dei ricordi, ma quello succede. È partito per le grandi vacanze, come lui le chiamava, l'Abbé Pierre. E l'Abbé Pierre è stato un uomo che ha dato la possibilità a tanta gente, ai poveri, alla gente che non contava, di esserci, di credere nel futuro, di credere nella loro vita. Ecco, vorrei, mentre ringrazio Patrick, ricordare che ricordassimo anche con gratitudine che nel mondo passa della gente come l'Abbé Pierre e quando lo passa lo sa cambiare. Grazie. E adesso do la parola a Pierre Cabeza. Pierre Cabeza viene da Bukavu. Bukavu potremmo definirla una città martire di una guerra senza motivo e di una guerra che ha fatto tantissime vittime. Da una parte una città martire, pensate che in questa guerra perfino l'arcivescovo è stato ammazzato 10 anni fa, Monsignor Munzirwa, ma e poi va ricordato i tanti martiri conosciuti e sconosciuti di questa terra, però anche una città dove si è, chiamiamola così, covata la resistenza, dove la gente, anche partendo dalla propria esperienza, spesso di fede, eccetera, ha saputo resistere, ha saputo organizzarsi, ha saputo lanciare dei messaggi estremamente forti. Io mi avrete sentito tante volte, però ci sono delle cose che ti restano colpite in mente, chi mi riconosce lo sa perché lo racconto sempre. Non è abituale che in una città in guerra le donne scendano per strada con le mammelle scoperte a centinaia e a migliaia, gridando non vogliamo più allattare figli per la guerra. Così non è abituale che in una situazione di guerra spaventosa come quella che vi potete, che non si riesce neanche ad immaginare, ci sia della gente che comincia già a partire dalla guerra, comincia a organizzarsi per pensare al suo futuro, comincia a pensare anche come dovrà essere la società dopo che la guerra sarà finita, comincia a immaginarsi una democrazia nuova. Questo è Bukavu. Bukavu è una città che in pochi anni è passata proprio per la guerra da circa 100.000 abitanti, forse ad oltre a 800, 1 milione di abitanti, 800.000, 1 milione di abitanti, quindi dove tutte le colline si sono riempite di baraccopoli. È una città dove infrastrutture non ci sono, dove le strade sono distrutte, dove quando viene la pioggia, spesso la forza delle piogge, perché ci sono le colline che vanno a finire sul lago, porta delle case intere dentro al lago. È una città dove è difficile vivere, ma penso di non sbagliare, c'ho degli amici qui che sono venuti con noi a Bukavu, è una città dove nonostante tutto si respira la gioia di vivere, la voglia di vivere, si respira la voglia di progettarsi, soprattutto da parte dei giovani. Ecco, Pierre Cabeza è una di queste persone che ha vissuto questi anni e non si è fatto, in un certo senso, come dire, non si è fatto mettere i piedi in testa dalla guerra. È
e ha saputo progettare, ha saputo sognare, ha saputo lavorare, ha saputo pagare anche per questo. Ecco, a lui abbiamo chiesto di portare e la sua testimonianza e la sua riflessione come a Patrick. Lo ringrazio di questo, è arrivato ieri mattina, è la prima volta che viene in Europa, quindi è stato anche uno shock da questo punto di vista. È arrivato ieri mattina all'aeroporto, l'abbiamo sballottato in giro già ieri come un pacco postale, lo ringrazio di questa sua disponibilità e gli do la parola. C'est un grand merci, un grand honneur pour moi de m'adresser à votre auguste assemblée. Et vous parlez de la situation actuelle de mon pays, la République démocratique du Congo. Mais aussi, ça sera une occasion de partager avec vous mon désir, mon expérience sur les combats que j'ai menés avec les camarades qui sont restés au pays. Mais aussi, vous parlez de l'espoir de la jeunesse congolaise dans ces combats. Je tiens d'abord à remercier Kamal Africa et plus particulièrement le père Eugenio Melandri pour m'avoir invité ici en Italie en sacrifiant des moyens énormes pour mon voyage et mon séjour. Je salue l'amitié, la fraternité qui a toujours régné entre votre pays, l'Italie, et mon peuple. Beaucoup de filles et de fils d'Italie ont choisi le Congo comme leur deuxième pays. Ils sont venus évangéliser, ils ont construit des écoles, ils ont construit des hôpitaux et des dispensaires. Il participe activement au développement de notre pays. Et quand ils font lutter pour notre dignité, ils participent au même titre comme des Congolais. Nous gardons dans notre mémoire un bon souvenir d'ICIPA, le symposium international sur la paix en Afrique, organisé à Butembo. Parmi vous, il y avait ceux qui sont venus à Butembo. Le SIPA était pour nous quelque chose de très important. Nous pouvons vous dire que c'est le SIPA qui a été la porte pour résoudre les problèmes du Congo. Avec le SIPA, nous avons eu la solution à nos problèmes. Si aujourd'hui nous avons fait les élections, c'est parce qu'il y avait le SIPA à Butembo. Et là, nous vous disons encore merci. Je vais vous parler plus particulièrement de la situation de l'éducation dans mon pays. Aucun pays au monde ne peut prétendre avancer s'il n'investit pas dans l'éducation. Mais chez nous au Congo, c'est le contraire. L'éducation a été sabotée. L'éducation n'a pas été prise en considération par les hommes politiques. Je vais vous donner les tableaux sombres de notre éducation. Après l'indépendance, la République démocratique du Congo était le seul pays de l'Afrique noire qui avait de bonnes universités. Nos parents nous ont toujours dit que c'est le Congo qui accueillait les autres Africains parce que nous avions un niveau d'éducation le plus élevé par rapport à d'autres. Mais aujourd'hui, c'est la catastrophe. Ceux qui ont détruit ces pays envoient leurs enfants aux États-Unis, ici en Europe, en Australie, dans de meilleures écoles, dans de meilleures universités. Ils laissent la majorité des jeunes souffrir dans des écoles les plus pauvres du monde. Je vais vous faire les rapports de ce qu'un journaliste, un écrivain, un homme politique du Congo a fait sur les études de l'éducation. Et ce rapport a été publié par
la revue des Nations Unies, la mission des Nations Unies qui est chez nous, la MONUC. Au Congo, la malnutrition tue un enfant congolais sur 5 avant l'âge de 5 ans. 16 millions de Congolais souffrent de malnutrition sévère. 35 millions de Congolais ne mangent qu'un repas par jour. 80% des Congolais vivent avec moins de 200 francs congolais par jour, c'est-à-dire 0,3 dollars américains par jour. 98% de la population congolaise est au chômage. Plus de 35% des enfants congolais âgés de 15 ans n'ont jamais été à l'école. Seuls 23% des enfants de 11 ans terminent le cycle primaire et seulement 13% d'entre eux peuvent passer l'examen de baccalauréat que nous appelons chez nous examen d'État. D'après le rapport de l'UNESCO, publié par une revue chrétienne de la Compagnie des Pères Jésuites, seuls 52% d'enfants congolais suivent l'école. Et ça, ce sont des enfants qui vivent en ville. À l'intérieur, c'est beaucoup plus grave. Or, la population congolaise est à majorité villageoise, paysanne. 75% des Congolais vivent dans la campagne. Et si on revient à cette étude-là, la revue a conclu que 26% des enfants congolais seulement fréquentent l'école. Les autres sont abandonnés dans l'analphabétisme. Vous comprenez que notre pays est en train de filer vers la catastrophe. Tout ça parce que le gouvernement n'a pas voulu prendre ses responsabilités. Concernant toujours l'éducation de nos élèves, l'éducation de nos jeunes connaît une baisse inqualifiable de son niveau. Je peux vous informer qu'au Congo, il y a des enfants qui ne savent pas lire dans un livre. Si vous leur donnez un examen écrit à l'ordinateur, ils vont échouer parce qu'ils ne sont pas habitués à lire les caractères de l'imprimerie. Et ça, c'est la majorité. Les enseignants sont pris en charge par les parents et même appauvris par les systèmes économiques injustes et par la guerre. Cela a fait que beaucoup d'enfants ne puissent plus aller à l'école. L'enseignant congolais, c'est l'homme le plus pauvre parmi tant d'autres. Je vais vous donner l'exemple d'une paroisse où les missionnaires italiens ont travaillé. La paroisse de Baraka. La localité s'appelle Baraka. Un enseignant de cette localité, le mieux payé, touche 13 dollars par mois. Et celui qui est mal payé, il touche 7 dollars. Chez nous, en ville, comme Bukavu, où moi je travaille, l'enseignant reçoit la moyenne de 50 dollars par mois. Et à ce moment-là, on les considère comme les mieux payés de la province. Vous remarquez que les enseignants congolais vivent dans un contexte d'une pauvreté révoltante, expression de la honte à la dignité humaine. Ils perçoivent d'une manière régulière un salaire de la honte, des misères que nous qualifions de la mort. Quant à nos élèves, ils étudient dans des écoles pauvres, plus pauvres encore. C'est pour cela que nous avons jugé utile de mener un combat contre ça. Notre pays est parmi les pays les plus potentiellement riches d'Afrique. Nous avons tout
comme ressource au Congo. Mais ce qui nous manque, ce sont des dirigeants responsables et intègres. Comme je le disais, le progrès et le développement d'une nation dépend toujours du niveau général d'instruction et de la formation de la jeunesse. Nous nous sommes organisés en syndicats avec comme objectif demander au gouvernement congolais qui a des moyens et qui détourne ses moyens vers l'étranger de pouvoir investir ses moyens au profit du peuple. Le plus grand problème que nous avons, c'est la non-répartition des richesses. Il y a un rapport écrit dans un livre qui montre que pendant la transition, le président de la République et ses quatre vice-présidents, à eux seuls, chacun avait un budget plus supérieur au budget qu'on devrait payer les militaires, les enseignants et les policiers réunis. Et donc vous trouvez que c'est la catastrophe. Pourquoi nous nous battons? Nous nous battons pour la justice sociale, pour permettre à chaque Congolais de vivre dignement, parce que l'article 36 de notre Constitution dit clairement que chaque Congolais doit vivre dignement. Nous menons un combat pour faire respecter l'article 43 de la Constitution. Cet article-là dit que l'école primaire doit être libre, plutôt doit être obligatoire et gratuite, conformément à la Déclaration universelle des droits de l'homme. L'article 58 de notre Constitution dit que les richesses de notre pays doivent être équitablement réparties. Et l'article 63 de notre Constitution reconnaît que les autorités doivent respecter les droits de l'homme. C'est bien écrit dans notre Constitution, mais ça n'a jamais été mis en application. Notre élite nous donne plus d'espoir. Elle a comme racine l'Évangile. L'homme congolais n'a pas de dignité parce qu'il a été appauvri. Jésus a sauvé l'homme et lui a redonné sa totalité de dignité. La personne humaine a cette dignité incomparable. C'est inacceptable pour nous de voir la personne humaine vivre dans des conditions de vie sociale, économique, infrahumaine. Voilà pourquoi nous nous battons. Notre deuxième espoir est fondé sur la première valeur base de la démocratie. C'est la centralité de la personne humaine avec ses droits et ses devoirs. Nous sommes convaincus que seul le respect de la personne humaine va rendre possible la participation démocratique au Congo. Il n'y aura pas de vraie démocratie si on ne reconnaît pas la dignité de toutes les personnes et si on ne respecte pas ses droits. Il ne peut y avoir non plus une vraie paix si on ne défend pas la valeur de la vie. Il faudrait que chacun vive très bien. Le combat pour les salaires, nous le menons aussi pour les militaires et les policiers. Parce que nous avons des enfants à qui nous donnons cours, qui parfois tombent en syncope parce qu'ils n'ont pas mangé pendant 2 jours. Et quand vous posez la question, vous trouvez que les parents sont des militaires et des policiers. Selon la loi de notre pays, un policier ne peut pas revendiquer. Un militaire ne peut pas revendiquer. Et nous, nous le faisons à leur place. Nous revendiquons pour leurs femmes, nous revendiquons pour leurs enfants. Ce combat a été très dur pour nous. Nous avons été arrêtés plusieurs fois. Et nous avons été libérés grâce à la pression parfois de la Monique, parfois la pression de l'Église. Nous avons été interpellés plusieurs fois par les pouvoirs.
Nous avons reçu des menaces, voire même des menaces de mort, au téléphone, avec des numéros anonymes. Parfois même des messages qui nous parviennent dans nos téléphones portables. Tout ça pour nous décourager. Concernant ce combat-là, nous avons besoin d'un accompagnement de votre part. Le syndicat que j'anime à Bukavu, c'est un syndicat jeune. Moi-même, je n'ai pas eu la formation sur le syndicat. Mais nous avons trouvé qu'il fallait commencer. Nous avons besoin de votre accompagnement sur le plan de la formation, sur le plan de notre capacitation. Nous avons besoin de votre expérience pour que nous puissions aller de l'avant. Nous pensons que si on paye très bien les enseignants, la majorité de ces enfants qui ne peuvent plus étudier auront la chance aussi de sauver leur vie. À part cette histoire des enseignants à Bukavu, je représente les jeunes au niveau de la société civile. Et là, nous avons un autre combat que nous menons. Cette fois-ci, ce n'est pas un combat dans le domaine de l'éducation. C'est un combat pour la paix. Un combat pour les droits de tout le monde. Vous savez que le Congo vient d'une très longue guerre. Si vous ne le savez pas, permettez-moi de vous informer que c'est le Congo qui a abrité la première guerre d'Afrique, la première guerre du monde en Afrique. Nous avons eu chez nous 7 armées africaines qui sont venues se battre sur notre propre territoire. D'un côté, il y avait le Rwanda, le Burundi et l'Ouganda. De l'autre côté, il y avait ceux qui disaient qu'ils venaient défendre le Congo. C'était l'Angola, le Zimbabwe, la Namibie et le Soudan, mais aussi le Tchad. Toutes ces armées se sont bâties chez nous. Selon les rapports donnés par une ONG américaine qui a travaillé chez nous, nous sommes le seul pays du monde qui a connu plus de morts après la Deuxième Guerre mondiale. Le nombre de morts au Congo, on l'estime à 4 millions de morts pendant le début de la guerre, pendant cette guerre-là. Nous pensons que c'est trop. 4 millions de morts, c'est trop. Dans la région des Grands Lacs, nous vivons la méfiance. Les jeunes Congolais et les jeunes Rwandais ne s'attendent pas. Il nous est arrivé de nous rencontrer à Nairobi en 2004. Nous avions failli nous bagarrer physiquement parce que chaque camp a cherché à démontrer que c'est l'autre qui est en tort. Ma deuxième partie, je voudrais vous demander que vous puissiez voir dans quelle mesure vous pouvez nous aider. Il est vrai que nous avons fait la guerre entre nous, Rwandais, Congolais, Burundais, mais nous sommes condamnés à vivre ensemble. La nature a fait que nous puissions avoir la même frontière. Le Congolais ne chassera pas les Rwandais à côté de lui, les Rwandais à côté de lui. Et les Rwandais ne vont pas chasser les Congolais à côté de lui. Nous sommes appelés à vivre la paix. Mais nous avons des cicatrices difficiles à réparer. Que dire d'un enfant qui a vu sa mère être violée à sa présence par un Rwandais? Qui a vu sa sœur être violée par un Rwandais? Les militaires rwandais ont imposé même les viols entre frères et sœurs dans une même famille. Ce sont des cicatrices difficiles à réparer. Si rien ne sera fait pour amener les jeunes rwandais et les jeunes congolais à comprendre qu'ils doivent faire la paix, c'est sûr, après 10 ans, 15 ans, il y aura une nouvelle guerre. C'est sûr, il y a un qui va se venger contre l'autre.
et la région des Grands Lacs va encore s'embraser. Et c'est pour cela que nous avons donné une proposition. Nous pensons qu'on puisse créer un centre de jeunes qui va pouvoir donner un nouveau message aux jeunes, réarmer les jeunes moralement, de manière à avoir une nouvelle génération qui va comprendre que ce n'est pas avec la guerre qu'on peut résoudre nos problèmes. Nous pouvons résoudre nos problèmes par le dialogue. Une nouvelle génération qui doit comprendre que nous devons vivre en paix. Ça demande des moyens, ça demande de l'expérience, ça demande la bonne volonté. La volonté d'abord politique de nos autorités, parce que beaucoup d'entre elles ne veulent pas que la véritable paix puisse régner entre les peuples. À Bukavu, nous sommes en train de penser à organiser un forum de jeunes. Mais nous avions voulu aussi que ça soit organisé sous forme de SIPA, qu'on organise un symposium pour la paix, un symposium qui va réunir la société civile du Rwanda, la société civile du Burundi, la société civile du Congo, de manière à donner une nouvelle image aux trois sociétés civiles. Ce forum-là de jeunes, s'il sera réussi à être organisé, il a comme objectif inviter les jeunes de différents pays qui se sont bâtis chez nous, les Zimbabwéens, les Angolais, les Tchadiens, les Namibiens d'un côté, les Rwandais, les Burundais et les Ougandais de l'autre côté, avec nous, les Congolais. Faire 3 jours ensemble, réfléchir sur ce qui nous divise. C'est vrai que nous sommes des ethnies différentes, mais si nous prenons toute notre diversité, ça peut faire une richesse pour la région des Grands Lacs. Et proposer un modèle de vie à nos autorités, de manière que nous puissions éviter les futurs horaires de guerre. Je voudrais revenir un peu en arrière concernant mon syndicat. C'est très difficile de faire le syndicat au Congo. Parce que nous avons fait 40 ans de dictature. Même les autorités elles-mêmes ne comprennent pas c'est quoi le syndicat. Nous venons de passer la démocratie, nous venons de faire les élections pour la démocratie. Mais nous ne comprenons pas c'est quoi la démocratie. Nous pensons que nous devons nous approprier la démocratie. Et la seule façon pour nous de nous approprier la démocratie, c'est apprendre à faire la bonne gouvernance. Nous avons besoin de votre soutien pour que vous puissiez aussi nous aider à comprendre c'est quoi la bonne gouvernance. Nous n'allons pas changer le Congo si nous ne connaissons pas nos devoirs civiques et si nous ne connaissons pas nos droits. Après les élections, l'étape la plus importante, c'est former les peuples à savoir comment se comporter sur le plan démocratique. Notre constitution, nous l'avons, mais nous pouvons vous informer et vous avouer que même les autorités qui nous gèrent ne comprennent pas cette constitution. Il y a ceux qui la possèdent, qui la lisent, mais ne savent pas la mettre en application. Le Congo doit suivre l'école de la démocratie, l'école de la bonne gouvernance. Je vous remercie beaucoup de m'avoir ici chez vous. Je vous remercie beaucoup de l'hospitalité. Mais je voudrais dire que le matin, il y avait un incident. Le petit incident qui a eu le matin, j'ai compris que c'est la loi de la police.
Ne pensez pas que je vais rentrer avec une mauvaise image de vous. J'ai compris toutes les préoccupations que vous aviez sur ça. Ça m'a beaucoup soulagé et ça renforce encore ce que j'ai dit. Il y a une bonne amitié entre le peuple italien et le peuple congolais. Et je crois que ça doit aller de l'avant. Je vous remercie. Vi dicevo prima che ormai compio 59 anni e viaggio verso il corso, e allora succede, io un po' mi sono commosso a sentire queste testimonianze, ve lo confesso, perché sono testimonianze che sono cariche di vita, quella di Patrick, quella di Pierre, sono cariche di vita, di drammaticità, ma tanto piene di speranza, e poi questa voglia di vivere in pace, di vivere insieme. Questo è il mondo che noi tutti, penso, ci sogniamo. Io vi chiedo un attimo a Colette di aspettare, purtroppo i tempi si sono un po' allungati proprio perché per l'incidente che c'è stato stamattina. Chiedo a Colette un attimo di pazientare perché volevo presentarvi Don Franco Monterubianesi, è il fondatore della comunità di Capodarco. Noi l'abbiamo invitato qui perché, a parte le relazioni di amicizia che ci sono, perché Don Franco ha sempre avuto il pallino fra gli altri, perché ne ha avuti tanti Don Franco di pallini, diciamolo pure, eccetera, ma fra gli altri ultimamente ha sempre avuto il pallino di organizzare i ragazzi per creare solidarietà fra i ragazzi del mondo, e fra l'altro ha creato un'associazione che si chiama Noi Ragazzi del Mondo. E questa associazione che si chiama Noi Ragazzi del Mondo ha cominciato lavorando soprattutto con i bambini lavoratori in America Latina, e adesso da qualche mese stanno lavorando, stanno prendendo contatti eccetera per cominciare a lavorare con i bambini lavoratori anche in Africa. Vi dicevo prima che non c'è stato possibile far venire Ferdinand per i tempi, erano troppo stretti, un ragazzo di 14 anni avere il visto non è semplice, e quindi non abbiamo la fortuna di avere qui un bambino lavoratore, un ragazzo lavoratore dell'Africa, però i bambini lavoratori si sono organizzati in un'associazione mondiale, l'anno scorso a Siena hanno fatto il loro congresso mondiale e raccontano i giornalisti e gli esperti che ci sono stati, è stata una cosa favolosa, perché dice sti ragazzi quando lavoravano nelle sessioni una serietà che sembrava di essere nel consiglio d'amministrazione di una multinazionale, poi finito di fare questo un casino da ragazzi come sono a giocare, a divertirsi eccetera, questo per far vedere la vitalità e la verità di questo impegno, di questa associazione. Ecco, allora Don Franco è venuto qui portando alcuni bambini, ragazzi giovani ecuadoregni che vengono da questo movimento. E allora interrompiamo un attimo il discorso sull'Africa, ma è poi la stessa cosa alla fine, perché siamo tutti in uno stesso mondo, e in Africa lo stesso problema che vivono in America Latina esistono, e darei la parola a lui e ai suoi ragazzi. Vorrei presentare i ragazzi, soprattutto Sam e Manuel, alzati Manuel. Lui viene dalla fondazione Ecominga dell'Ecuador, che lavora da un po' di anni per il recupero della foresta amazzonica nella cultura, sta in un corridoio ecologico che si apre sulla foresta amazzonica distrutta dalle multinazionali del petrolio, e con la sua famiglia e tutto un gruppo di persone con cui stiamo aprendo un contatto e si porta avanti nella cultura degli indigeni che sono stati catturati logicamente dal falso mito dello sviluppo, a recuperare la foresta amazzonica, una grande impresa. Invece c'è Marco, alzo di Marco, lui ha fatto il lavoratore di strada di Quito, lustra scarpe sino a 13 anni, adesso per il rapporto di cooperazione decentrata che proprio qui nelle Marche abbiamo preso, nel Lazio e nell'Umbria, con questi nostri partner dell'America Latina che lavorano con i ragazzi, stiamo aiutando attraverso la regione Lazio a portare avanti una struttura dove 50 ragazzi
lavoratori di strada betuneros che fanno i lussascarpe si raccolgono al giorno dopo aver lavorato per cercare di progettare un futuro diverso. E lui è il capo responsabile della caffetteria che abbiamo creato per loro e con loro. Poi c'è Francesco che fa il volontario nella fondazione Mano Amica di Riobamba, al sud dell'Ecuador, e che poi lavora anche sulla costa del Pacifico con i ragazzi di strada, ma soprattutto a Riobamba si lavora sui ragazzi infrattori, quelli che per stare sulla strada poi sono colpiti dalla legge, e abbiamo persino una casa famiglia dentro al carcere, quindi è una cosa straordinaria che stiamo facendo, e si sta cercando di costruire una manantial de los emprendedores, una specie di struttura di formazione per formare i leader tra i ragazzi che hanno fatto queste tristi esperienze. Quindi il nostro partenariato con il sud del mondo, a partire dall'Ecuador, è molto forte ed è tutta un'esperienza attiva, e loro sono ritornati quest'anno, vennero nel 2004, per lanciare il grido salviamo insieme la Pachamama, la madre terra, perché questi come si dovrebbe dire, segni premonitori della distruzione della terra, d'altronde in Italia dal club di Roma, dei Peccei, che si parlava dei limiti dello sviluppo già nel 72. Poi nel 92, vi ricordate, Rio de Janeiro, il summit sulla natura, da cui nacque poi Kyoto, poi sappiamo tutte le insolvenze, sappiamo tutte le difficoltà, ma adesso ormai è dato, no, dal 2 febbraio a Parigi e dal 6 aprile a Bruxelles, con i segni molto gravi di quello che ci costerà il riscaldamento terrestre, che se non mettiamo poi un punto risolutivo, la questione ambientale è diventata la prima questione del mondo. Allora loro vi consegneranno poi dopo alla fine del mio intervento, che cerco di essere breve, un documento che hanno lavorato questi giorni, sono arrivati il 11 a Roma, adesso stiamo aprendo la nostra missione nelle Marche e poi andremo a Gubbio, perché è la città che si sta gemellando con l'ultimo progetto. Manca una ragazza, Vanessa, che arriverà fra poco con delle ragazze che verranno a sentire, le nostre ragazze che si stanno proiettando ad aprire l'associazione Noi Ragazzi del Mondo in Sicilia, vengono qui per sentire, sono dovute partire purtroppo, sono partite dopo di noi, però arriveranno anche loro per ascoltare gli interlocutori giovani africani che so al pomeriggio ci saranno. Ed è una cosa molto bella, che ci sarà una ragazza, anche lei, della Fondazione Cristo della Caia, al nord dell'Ecuador, che lavora con i ragazzini possibili di strada, cioè ragazzini della povertà di questo paese del nord dell'Ecuador, e quindi hanno casa e famiglia, e Vanessa, che anche lei è stata aiutata a uscire dalla situazione limite della povertà, quando si è trovata con altre sorelline senza genitori, e noi abbiamo, cioè la nostra partner là, la Fondazione Cristo della Caia, ha creato delle case famiglia, e abbiamo un parco dove i ragazzi lavorano e lei è la responsabile del parco. Io, se posso parlare oggi in termini profondi per questo nostro sviluppo che vogliamo aprirci all'Africa, è proprio perché questa esperienza con i ragazzini lavoratori di strada del Magete, che a Siena sono venuti quest'anno al Mondialito insieme con gli altri ragazzi dell'Africa, dell'Asia e dell'America Latina, quelli del Magete sono un movimento grande, straordinario, su cui noi vogliamo unirci. E infatti questi giorni abbiamo fatto un gran traffico a Roma, non solo nelle scuole dove loro hanno portato avanti la testimonianza del loro impegno. Manuel si è detto vegetariano perché dice che la cultura della parsimonia, del rispetto della natura deve arrivare anche a questo nelle scelte individuali, no? Noi parliamo di consumo critico, parliamo di altre manifestazioni personali su cui dobbiamo tutti quanti crescere, e si sono trovati con questi ragazzi più o meno attenti delle varie scuole. Possiamo dire sostanzialmente che hanno testato l'attenzione, però è tutto il lavoro da fare su cui stiamo cercando di coinvolgere gli insegnanti. Però il loro lavoro è stato quello anche istituzionale, quindi siamo stati alla provincia di Roma perché cerchiamo di portare avanti la cooperazione decentrata tra i castelli romani e l'ottavo e il decimo municipio. Adesso parteciperemo anche a quella manifestazione Italia-Africa che si farà
a maggio, su cui il Comune di Roma si fa promotore di questa coscienza del rapporto con l'Africa da parte dell'Italia, e noi nella nostra piazza di Torbella Monaca, Giovanni Castano, faremo una grande festa con le comunità immigrate dell'Africa a Roma, che non devono essere trascurate nel loro possibile protagonismo e rapporto con noi. Però ecco, avevamo in mezzo a noi, e per questo vi posso parlare con un po' di consapevolezza, avevamo con noi Fabrizio Terenzio, che è il coordinatore a livello di rapporti soprattutto internazionali dell'associazione Endatir Mond di Dakar, del Senegal, che ha promosso in tutta l'Africa, cominciando dal 92, quando delle ragazzine domestiche di Dakar si sono riunite e hanno detto: ma perché non dobbiamo proteggerci insieme? Cioè, l'Africa è molto particolare per lo spirito di comunità, di comunione, di fratellanza, e quindi facevano nascere questo movimento EGT, Jeunes Travailleurs, e il movimento generale dell'Africa è MAGT, Mouvement Adolescent et Jeunes Travailleurs, che raccoglie adesso, da questa esperienza iniziale di Dakar, del Senegal, più di 20 paesi africani. Questa è la loro rivista in francese e in inglese. E c'era con noi proprio Fabrizio Terenzio, che da 27 anni sta in Africa, si è sposato con una senegalese, porta avanti il rapporto delle realtà con il mondo esterno, mondo da parte di questa organizzazione, che sta portando avanti la democrazia in Africa a partire dal protagonismo di questi ragazzi che in mestieri umili, concreti, si sono riuniti tra loro e portano avanti una concretezza di rapporti con le istituzioni, quindi creano democrazia. Qui c'è per esempio il loro manifesto, che a Ouagadougou hanno fatto nel Burkina Faso nel 2006, in cui si dicono che dove siamo organizzati i nostri diritti hanno progredito, come quelli di imparare a leggere e a scrivere e di sognare e di essere curati in caso di malattia e di lavorare meno e meno duro. Quindi praticamente ragazzi che seppur lavorano vogliono pensare a studiare, ad avere un futuro diverso. Lo sviluppo delle nostre attività generatrici di reddito ci permettono di lottare contro la nostra povertà e di finanziare i nostri diritti. Noi abbiamo cominciato a lottare contro lo sfruttamento, la violenza, l'esodo precoce. In Africa molto i ragazzini sono costretti a uscire dai villaggi e sono portati verso campi di lavoro dove poi, si potrebbe dire, muoiono nella loro identità, nella povertà, nella miseria, nell'abbandono, non ritornano più ai loro paesi, il lavoro schiavo. Quindi questi ragazzini sono quella speranza che in Africa, oltre che data da questa evoluzione della democrazia che diceva prima il signore che ha preceduto il mio discorso, e che nasce anche dalla sofferenza dei popoli, no? Nasce da ciò che l'Africa ha patito anche per colpe nostre di responsabilità, però dal protagonismo dei ragazzi che fanno mano a mano la costruzione profonda e lenta dei loro diritti, come interferiscono con le autorità, come mano a mano si fanno capaci attraverso queste attività produttrici di reddito di contare di più nei loro progetti e nei progetti collettivi. Il protagonismo delle donne africane che soprattutto sul piano dell'agricoltura, soprattutto nell'Africa dell'Ovest, sono molto organizzate con le forme di cooperativa, e questi giorni a Roma ci sono altre manifestazioni che riguardano questo discorso delle cooperative africane che lottano contro gli EPA, i famosi accordi di commercio su cui l'Europa vorrebbe imporre all'Africa una liberalizzazione dei commerci che soffocherebbe tutto l'autosviluppo. Quindi noi vediamo che questo lo vediamo come sogno, questo nostro allacciarci a queste attività del MAGT che in 20 paesi africani si sta organizzando, soprattutto cercare di sostenere le loro attività produttrici di reddito e poi soprattutto con loro, ecco, questo è il discorso grande che hanno fatto i ragazzi e che adesso vi consegneranno il loro volantino che hanno scritto a Roma, con cui dobbiamo veramente unirci
per uscire da questo mondo di incubi, di violenze, di distruttività dell'uomo e della natura, su cui dobbiamo veramente costruire un mondo diverso, anche per necessità del Nord di affrontare il problema ecologico in maniera adeguata. Perché non può essere soltanto le buone volontà dell'Europa che dice al 14 marzo, prima che ci fosse la manifestazione del 6 aprile a Bruxelles, su quelle che saranno le conseguenze tristi ecologiche, già il 14 marzo l'Europa diceva diminuiamo le nostre, come si dice, produzioni di CO2 del 20%, non sono sufficienti. E se non è poi un discorso globale, perché se noi siamo arrivati a questo discorso così estremo, su cui si pensa adesso, l'altro giorno su Repubblica, lo facevo vedere al nostro vicepresidente della provincia di Ancona, su Repubblica, clima, effetto guerra, il Pentagono lancia l'allarme, cioè secondo loro invece di prendere coscienza da questa storia del clima, dei limiti dello sviluppo con cui abbiamo vissuto e quindi costruire veramente un mondo di pace dove anche il Sud deve collaborare con noi per riacquistare l'equilibrio della natura, per bloccarla almeno a un determinato limite, si parla di effetto guerra, che dovremo fare le guerre come già di fatto c'è la guerra per l'acqua o per altre cose, ma senza rendersi conto delle estreme conseguenze che il clima sta producendo. Quindi senza abbracciarlo come grande problema, mentre da questa coscienza unita del nord e del sud, soprattutto attraverso i giovani, noi dobbiamo costruire veramente un mondo diverso, dove il concetto dell'autosviluppo che il Sud ci porta, perché se l'Africa ha resistito, se l'Africa è in pista, come dice un libro di Gian Leonardo Di, l'assessore alle politiche giovanili del Comune di Roma, oppure come dice il libro di Eugenio, la democrazia che si sta costruendo in Congo, eccetera. Se l'Africa sta emergendo anche della sua forza morale, dobbiamo contare anche su loro per aiutare che lo sviluppo sia veramente sostenibile, che si metta e cambi veramente il sistema. E dobbiamo contare su questa capacità di autosviluppo, per questo è molto importante la campagna che si dovrà fare per gli EPA, contro gli EPA. Penso che, me lo dicevano stamattina mentre stavo in macchina, che ieri c'è stata una riunione per organizzare questo convegno Italia-Africa, che dovrebbe concludersi il 26 di maggio. L'ultima giornata sarà quella contro gli EPA, che si dovrà fare una manifestazione grande. Quindi cerchiamo di essere veramente uniti, come i nostri ragazzi equatoriani questi giorni hanno cercato di dire ai ragazzi italiani, e adesso siamo impegnati nelle Marche a portare avanti questo nostro discorso con le scuole, con le istituzioni, con i giovani delle Marche, anche quelli non delle scuole, per cercare di costruire questo mondo solidale. Loro parlano nel volantino di questa grande esperienza che stiamo facendo di partenariato tra loro e noi. Oltretutto le Nazioni Unite si sono messe su una concezione unita del loro lavoro, stanno facendo nascere l'UNOPS, UNDP, l'UNESCO, l'UNIFEM, stanno facendo dei progetti, lo stanno facendo per il Mozambico, l'Arte Gold, promosso dalla cooperazione decentrata da qua, ma anche dalla cooperazione laggiù, che il Sud si organizza su questo organizzarsi della cooperazione. Quindi anche per l'Ecuador abbiamo il sogno che l'Arte Gold delle Nazioni Unite con queste agenzie possa aiutare lo sviluppo a partire, ecco. Il mio essere presente qui è anche emblematico, quindi sono stato molto contento che mentre arrivavo qui nelle Marche Eugenio mi ha invitato a venire qui, perché questo discorso giovani e futuro è il senso oggi necessario su cui i giovani devono diventare protagonisti del loro sviluppo, del loro futuro, perché è questa la negazione di fondo che questo falso sviluppo ha portato, uno sviluppo che basandoci solo sulle questioni di profitto, sulle questioni solo delle risorse materiali che siamo andati a prendere rapinandole, no? La Nigeria dicevano che poteva essere
un grande granaio nel Delta e invece è diventata la pattumiera, no? E tutta la storia della sofferenza della Nigeria su quel discorso lì della produzione del petrolio. Quindi dobbiamo cambiare questo mondo dalle fondamenta attraverso il protagonismo dei giovani, e quindi l'Africa è una grande risorsa e questi ragazzetti, lavoratori di strada, diffusi in 20 paesi, in 80 città, in 750 gruppi, 37.000 ragazzini organizzati, capaci di interferire con gli adulti in maniera molto profonda, è una speranza. E per questo finisco, mentre i ragazzi vi consegnano il volantino che hanno scritto loro a Roma, che dice: è tempo di unirci. Ve lo leggo in modo che così do senso anche a questo che hanno scritto. In questi giorni si parla ancora di guerra, la guerra anche per il clima, e questa volta come risposta ai problemi ambientali. Noi, come nuovi ragazzi del mondo, siamo venuti a proporvi e a contaminarvi con l'idea di pace e di solidarietà, una solidarietà che significa soltanto donare e donare se stessi, dove tutti i popoli, tutti gli uomini e le donne del mondo sono uniti per affrontare insieme ogni difficoltà nella consapevolezza che i problemi sociali, quelli ambientali, non sono problemi di uno o di un popolo, ma di tutti, perché tutti condividiamo la stessa casa comune che è la terra, respiriamo un'unica aria, viviamo della stessa acqua. In questo momento di crisi dobbiamo ricordare che l'Unione è la nostra unica forza, e quindi il problema del neoliberalismo selvaggio, a cui tutti contribuiamo, lo dobbiamo affrontare e risolvere insieme. Così come abbiamo fatto noi di Mano Amica, di Ecominga, di Mucciaccio Solidarios e di Cristo della Calle, che insieme ad Amici Solidali dell'Italia abbiamo lavorato e lavoriamo nell'interesse delle bambine e dei bambini e dei giovani. Stiamo lavorando affinché vengano recuperati e mantenuti i valori che vediamo quasi persi nel XXI secolo. Stiamo formando giovani con una forte coscienza sociale che diano una svolta a questo sistema capitalista che ha portato con sé tanti gravi problemi come le migrazioni, la ricchezza di pochi e la povertà estrema di una grande parte dell'umanità. Sappiamo però che soltanto quando decideremo di lavorare insieme, noi e voi, il nord e il sud, ciascuno con le proprie capacità, ma tutti con obiettivo comune, quello di costruire un mondo giusto, di solidarietà e armonia, allora saremo sulla strada buona, l'unica percorribile. Di questa speranza vogliamo essere la mente per pensare, le mani per agire, i piedi per camminare, il cuore per amare. Vi invitiamo a farlo con noi. I ragazzi del Movimento Ragazzi del Mondo Ecuador. Grazie Don Franco. Grazie ai ragazzi soprattutto, perché Don Franco ci ha fatto il loro portavoce. Poi dicono che invecchiando diventiamo bambini, quindi certo. Noi siamo, ormai stiamo incamminandoci su quella strada. Pap, a te il canto e il suono della cora. Arrivederci oggi pomeriggio alle 2. Grazie.